Registrazione attivata. Ok, allora possiamo procedere nel chiamare l'appello per constatare Allora, la presenza. sono le 10:44 del 10 dicembre. Presente, Armetta. buongiorno a tutti. Costantino. Costantino. Costantino al momento è assente. Usmano. Presente. Galioto. Presente, buongiorno a tutti. Gottuso. Buongiorno, presente. Fiore. Presente, buongiorno. Megna. Buongiorno, presente. Puma. Puma. Consigliere Puma. Consigliere Puma, vediamo il viso, ma non sentiamo la parola. C'è scritto è qui. Forse non si sente. No, e qui l'ha scritto probabilmente una terza persona. Vabbè, dico, al momento andiamo avanti, magari. Sandovalle. Sandovalli presente, buongiorno. Scaffide. Presente, buongiorno a tutti. Puma e Costantino. Quindi, presenti? Allora, presenti 8, Puma e Costantino li metto assente momentaneamente. Momentaneamente sono assenti. Ok, Va bene. constatata la presenza del numero legale, nomino scrutatori, consiglieri Galioto, Scafidi, Sandovaldi. Ok, e allora, comunicazioni da parte di questa presidenza. Nella giornata odierna si è svolto l'incontro, quello che attinente alla problematica suidi nelle località Aranella. Natale Puma mi scrive, aveva problemi di connessione. Natale Puma presente. Quindi sono le 10 e 47, dottoressa. Dottoressa Lobocchiaro? Sì, Dottoressa Lobocchiaro? Presidente. Ah, Sì, ok. Presidente. Va bene, Natale Puma presente, 10 e 47. Attestiamo la presenza, poi lo Va sentiremo nel bene. corso della seduta qualora riuscisse a collegarsi con il relativo audio. Allora, dicevo, oggi si è tenuta un'ulteriore riunione in videoconferenza con l'assessore Pianpiano e con i vari soggetti. Io vi chiedo scusa, ma farò una ricognizione, quindi domani vi farò una esposizione più dettagliata, diciamo, della riunione, che ho seguito in maniera frammentaria perché nel frattempo ho dovuto gestire un'emergenza di un soggetto che, pur non avendo la prenotazione, voleva scavalcare il turno, detto in maniera proprio impropria. Quindi ho dovuto chiedere, che nel frattempo entrava pure all'interno della nostra sede, non curante del fatto che non fosse prenotato e che comunque era andato un pochettino in escandescenza, quindi di conseguenza. Chiedo scusa, domani vi farò un'esposizione più dettagliata andando a, diciamo, dire, rilegare tutti gli interventi fatti dai soggetti che oggi sono intervenuti e quindi mi ripropongo di aggiornarvi domani. Ripeto, questa situazione purtroppo mi ha fatto seguire l'intervento in maniera frammentaria. Ho dovuto chiedere l'intervento dei carabinieri che sono venuti in maniera tempestiva e ora la situazione sembra un po' rientrata alla normalità. Detto ciò, dottoressa Lobocchiaro, Presidente, volevo dire qualcosa io. Prego, ammetta, prego. Presidente, buongiorno. Siccome Comunicazione, ieri, non parlare. sì, Presidente, siccome ieri nella mozione che lei ha presentato in consiglio, che è stata votata e anch'io l'ho votato, non ho potuto dire alcune cose perché mi sono sentito poco bene. Quindi, se mi dà la possibilità, per quanto riguarda l'abolizione del numero chiuso della facoltà di studi in infermieristica, lei l'aveva presentata e l'abbiamo votato, che tra l'altro subentra anche medicina e chirurgia. Presidente, se mi...
Sì, no, siamo nelle comunicazioni, quindi qualsiasi cosa allora, lei voglia dire, anche se non ha potuto dire che poi abbiamo votato, è una mozione abbastanza importante, Presidente. Da tantissimi anni, purtroppo, per la possibilità che hanno del numero chiuso, ha portato dei disagi nelle strutture sia pubbliche che nelle strutture private. Con l'emergenza Covid, giustamente, le strutture pubbliche hanno avuto seri problemi per mancanza del personale, perché a parte che ha da tantissimi anni che non viene effettuato un concorso, quindi il personale è sempre quello che se ne vanno in pensione, in malattia, non viene sostituito. Poi per quanto riguarda che le strutture non hanno diciamo la figura dell'OSSE che è da poco che è subentrata, che l'OSSE è pure che può dare aiuto all'infermiere. E poi per quanto riguarda diciamo la situazione del Covid ha creato dei problemi, perché le strutture pubbliche sono andate alla ricerca delle figure infermieristiche e sono andate a trovarle nelle strutture private. Quindi che è successo, Presidente? Che tutta questa diciamo massa di infermieri che si sono spostati da privato a pubblico, privato, dice bene. Sì, che praticamente si sono spostati, perché ci hanno fatto assunzioni dirette una volta che il concorso ha da tantissimi anni che non viene effettuato, non ci sono stati concorsi, Presidente, da 15 anni. Quindi sono andato a cercare queste figure e hanno trovato quelle poche nelle strutture private. Che è successo? Che praticamente questa massa di persone, di infermieri che si sono spostati dal privato al pubblico, è successo che ha portato disagi nel privato. Quindi l'altro giorno, tra l'altro, un amico mio che lavora, che è diciamo un caposala, una struttura privata, in una clinica, mi diceva che non riescono a trovare un infermiere, Presidente. Non riescono a trovare un infermiere. Il fatto che lei ha portato pure, ha detto che sono 50.000, ma forse pure di più, perché addirittura hanno dovuto fare assunzione al tempo determinato e alcune hanno fatto pure a tempo indeterminato, assunzione diretta, perché il concorso non c'è, l'esigenza c'era. Quindi ora si ritrovano le strutture private ad avere problemi. Nell'avere problemi, perché poi subentrano i doppi turni, subentrano che devono sostituire e quindi manca la sostituzione e arriva pure l'errore, perché giustamente la stanchezza poi va alla mala sanità, subentra la mala sanità, come noi sappiamo, Presidente. Quindi poi tutt'altro, ora c'è la figura OSS, che poc'anzi ho citato, ieri l'abbiamo citato pure, questa è una figura nuova che tra l'altro non conoscono nessuno, perché prima c'era OSA, perché subentra questa, diciamo, questa figura viene dalle scuole private e scuole di formazione, che tra l'altro possono essere riconosciute nelle strutture pubbliche. Detto questo, Presidente, l'OSSE è una figura che lavora, può essere affiancata con l'infermiere, può avere delle diciamo mansioni, anzi ha delle mansioni quasi tutte quelle che ha l'infermiere, soltanto che non possono fare né punture o prendere decisioni perché dipendono sempre dall'infermiere. Io volevo dire questo, Presidente, grazie. Grazie consigliere Armetta. Dico, devo dire, mi fa piacere insomma che questo del suo intervento anche gestito in una fase successiva, perché mi rende pieno di gioia nella considerazione più alta, che quella proposta che ieri abbiamo votato, tutto il consiglio ha sposato, sì, va sì, verso una direzione giusta, che è quello che diceva, una trasformazione che si sta verificando proprio nell'ambito del privato al pubblico, perché molti vanno per chiamata diretta, accettano per chiamata diretta, addirittura con la promessa che vengono con le strutture private, che comunque anche un ruolo encomiabile svolgono soprattutto in questo momento pandemico. Quindi va bene, grazie del suo intervento, consigliere Armetta. Grazie a lei.
siamo sulle comunicazioni. Io ribadisco, domani farò una ricognizione di quelli che sono stati gli interventi per quanto riguarda la mitigazione dei fluidi, diciamo, che si aggirano nelle località più volte citate, Ranella, Vergine Maria ad Aura, e quindi domani vi farò un'esposizione più dettagliata di quello che sono stati gli interventi di oggi. Dottoressa Lobocchiaro, se in sì, punto 2 all'ordine del giorno, approvazione dei verbali sedute precedenti. Se do a lei la parola. Sì, allora do lettura del verbale del 9-12. Dottoressa, siamo alla presenza del vicepresidente Costantino adesso, 10:54. Sì. Prego. 10:54. Va bene. Allora, do lettura del verbale di ieri. L'anno 2020, giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 10:40, in Palermo, nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con determine del sindaco numero 47 del 24/3/2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza, convenzionalmente nell'aula consiliare civica con sede in via Leonore Duse 31, si è riunito in seduta di prosecuzione. Presidente, sento malissimo, sono solo io. Sì, io sento bene, se magari si sente bene, quindi è un problema suo, consigliere Sandovaldi, problema vostro. Si è riunito in seduta di prosecuzione del Consiglio alla settima circoscrizione, convocato dal presidente Giuseppe Fiore con avviso protocollo numero 6 dell'1/12/2020 per trattare gli argomenti scritti all'ODG. Il presidente Fiore invita la segretaria Giuseppa Lobocchiaro a chiamare l'appello. Risulta presente il presidente Giuseppe Fiore, risultano altresì presenti i consiglieri Armetta, Cusimano, Galeotto, Cottuso, Megna, Puma, Sandovalli, Scaffidi, presenti 9. Il presidente Fiore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e con il consenso unanime dell'Aula nomina scrutatore consigliere Puma, Scafide e Galeotto. Ricorda al Consiglio che il giorno successivo sarà impegnato in una conferenza sul tema i cinghiali sul territorio di Palermo con l'assessore Pianpiano. Passa al punto 2 all'ODG, approvazione verbale sedute precedenti. La segretaria dà lettura del verbale del giorno 1/12/2020. Durante la lettura entra in videoconferenza il vicepresidente Costantino alle ore 10:43. Alla fine della lettura il presidente, non essendoci osservazione, mette in votazione il verbale e con appello nominale con il seguente esito: presenti 10, astenuti nessuno, favorevoli 10, contrari nessuno. Il Consiglio approva all'unanimità. Il Presidente prosegue i lavori con il punto 3 all'ODG, atti ispettivi, interpellanze, interrogazione e mozione, e prende in esame la proposta di delibera a firma propria ad oggetto abolizione dell'accesso al numero chiuso ai test di ingresso in infermieristica, ed invita la segretaria a darne lettura. Alla fine la delucida affermando che in questo atto si chiede l'abolizione del numero chiuso in infermieristica, che oggi ha portato alla mancanza di circa 50.000 infermiere. Con questo si afferma di non volere sminuire l'encomiabile lavoro svolto dal personale sanitario in un periodo di emergenza, pur sapendo che i loro contratti erano a tempo determinato, ma vuole snellire l'accesso a coloro i quali, pur non superando i test della preselezione, possano maturare in un tempo successivo tutte le qualità necessarie a ricoprire un ruolo che gli viene negato. Metodo irriconducibile ad una fase di preselezione che ormai è diventato l'espressione di un'università sofferente, e quindi si rivolge al Consiglio per vedere oggi partorire in aula un atto che possa avere rilevanza su tutto il territorio nazionale. Interviene il consigliere Puma, afferma di condividere la proposta e, visto che nelle premesse si parla anche del personale medico, perché non fare un emendamento aggiuntivo al fine di includerlo nell'atto deliberativo? Interviene il consigliere Sandovalle, che afferma di essere a conoscenza della volontà del presidente di fare un atto separatamente.
il presidente conferma che voleva estendere la delibera anche alla classe medica, ma voleva rimandare tale proposta ad una fase successiva per verificare la veridicità di alcune graduatorie di assunzione già esistente. Il consigliere Sandovalli afferma di condividere la mozione, ma vorrebbe che si estendesse a tutte le altre facoltà. Il presidente ribadisce che il bagaglio di conoscenza acquisito nel tempo non può limitarsi alla semplice formulazione dei singoli test. Interviene la consigliera Megna, a parte la quale afferma che a parte siano controproducenti perché questi testi, perché non è detto che per come sono concepiti, forse sì, formulati, concepiti. Sì. E rispecchiano sempre una selezione con un criterio meritocratico rispetto al lavoro che si vuole svolgere. Non si debbono porre limiti, ma si deve ampliare il raggio dei partecipanti alle varie facoltà. Scaffidi afferma di condividere gli interventi dei colleghi, afferma che il suo voto non può che essere favorevole. E anche il consigliere Armetta nel suo intervento manifesta la sua approvazione verso l'8. Dopo una breve riflessione conclusiva, il presidente pone la proposta di deliberazione ai voti per appello nominale con il seguente esito: presenti 8, astenuti nessuno, favorevoli 8, contrari nessuno. Il consiglio approva all'unanimità. Mentre il presidente si accinge a proseguire i lavori d'aula, il consigliere Sandovalli eccepisce la mancanza del numero legale. La segretaria chiama l'appello alle ore 12 e alle ore 11.07 risultano presenti, oltre al presidente, i consiglieri Cusimano, Galioto, Megna e Sandovalli. Considerata la mancanza del numero legale, il presidente rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 12.09 il consigliere Cusimano, più anziano per voti, assume la presidenza e invita la segretaria a chiamare l'appello. Oltre allo stesso risulta presente solo il consigliere Sandovalli. Pertanto il presidente facente funzione Cusimano, è constatata la mancanza del numero legale, alle ore 12.10 rinvia la seduta al giorno successivo. Ok, mi sembra un verbale che la tua esposizione, diciamo, è abbastanza lineare e che descrive e fotografa la riunione della giornata di ieri. E allora, i consiglieri Galioto, Scafidi, Sandovalli. Ok, Sandovalli è presente perché non riesco a vederlo. Sandovalli, sì, presente. Presente. Okay, grazie, consigliere Sandovalli. Procediamo alla votazione per appello nominale, dottoressa. Sì. Allora, Armetta. Favorevole. Poi Costantino. Favorevole. Cusimano. Favorevole. Galioto. Favorevole. Gottuso. Favorevole. Fiore. Favorevole. Megna. Favorevole. Puma. Favorevole. Sandovalli. Favorevole. Scaffidi. Favorevole. Presidente, 10 presenti, 10 favorevole. Ok, il consiglio approva l'unanimità dei presenti. Procediamo con cosa, presidente? Proposta di delibera a firma del sottoscritto. Così togliamo le proposte di delibera e poi passiamo alle mozioni, che è il terzo punto all'ordine del giorno. A firma del sottoscritto, avente per oggetto rifacimento del manto stradale nelle vie Mater Dolorosa dietro la parrocchia e Mercadante. Palla vicino. Appena è pronta può dare una lettura, dottoressa. Sì, sto cercando, sì, ho trovato. Allora,
Premesso che le vie descritte in oggetto sono strade molto trafficate, considerato le lamentele rivolte allo scrivente e alla gente del luogo che hanno più volte segnalato le tantissime buche e gli avvallamenti del manto stradale, considerato che le vie sono in pendenza, pertanto quando piove si creano grossi ristagni di acque piovane che creano disagio e malumore. Si chiede al Consiglio della Settima Circoscrizione di deliberare la proposta affinché si impegnino gli organi competente al rifacimento del manto stradale nelle vie Mater Dolorosa e dietro la parrocchia e Mercante Pallavicino e Mercadante, scusate. Presidente, ha il microfono chiuso. Grazie, grazie per la puntualizzazione. Ok, ringrazio. Ringrazio la dottoressa per aver letto questa proposta di delibera che sottopongo al Consiglio nell'ottica, ecco, vedete, più volte abbiamo affrontato questa problematica attinente al rifacimento di marciapiedi. Lacunosa, se consideriamo che, così come abbiamo già avuto modo di affrontare il problema, a RAP è stato revocato il relativo servizio, si attende il servizio dei passi, diciamo, ai privati tramite bando, e con la necessità di andare a monitorare, invito così anche il Consiglio, una serie di strade da asfaltare nel nostro territorio diventa condizione essenziale per garantire sicurezza ai pedoni e agli automobilisti che transitano in zona. E nella fattispecie, al Consiglio, quest'oggi sottopongo la necessità di intervenire, così come in quel quadrilatero, definiamolo così, che va da via Castelforte, dove più volte ci sono stati impegni non portati avanti, ma già, diciamo, calendarizzati anche in una programmazione redatta a suo tempo dal RAP, ma oggi ritorna a quanto più attuale, perché sicuramente ad occuparsene dell'asfalto saranno i privati, secondo il bando, come dicevo poc'anzi. La necessità di intervenire poi in quell'asse che va da via Mater Dolorosa, quindi un proseguimento di questo asse viario, in via dietro alla parrocchia, e via Mercadante, e dicevo, ribadisco di nuovo, condizione essenziale per dare, per togliere il disagio ai cittadini che abitano in zona e non solo, ai pedoni e agli automobilisti che costretti a compiere in taluni casi delle vere e proprie gincane per evitare le buche che sono abbastanza persistenti e continuamente rifatte, ma che manifestano, diciamo, l'usura di un tappetino che nel tempo non ha avuto la manutenzione straordinaria che necessita. Detto ciò, se c'è qualcuno che vuole intervenire in merito a tale proposta di delibera, ha facoltà di farlo. Sì, Presidente, mi scusi. Prego. Lei ha parlato poc'anzi di un bando. Sa quando verrà emesso, se ci sono possibilità, ma allo stato attuale no, ci sta lavorando l'assessore Prestigiacomo in termini di rigenerazione urbana per la sua competenza, e quindi ci stanno lavorando. L'auspicio è che possa essere, diciamo, come dire, essere partorito nel più tempo breve possibile, e sarà cura dello scrivente, comunque appena avrà notizie più dettagliate di fornirle, diciamo, al Consiglio medesimo. Quindi da qui, sì, grazie, anche per capire queste modalità nella dialogare con attuative nell'assenza anche dei territori. Condivido. Presidente, una cosa volevo dire, ma la DAP non è in piena nel 2021, Presidente. Consigliere. La DAP non ha la proroga in piena nel 2021, Presidente, nella primavera, no? No, già è stato revocato il contratto a RAP. Ah, sì. Si occupa solo di, l'abbiamo già affrontato questa situazione, solo di tappare buchi per inteso, ma non altro. Va bene. Ok, se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale, sottopongo in votazione la proposta per appello nominale, andando a constatare a priori la presenza di Galioto, Scafidi e Sandovandi presenti, gli scrutatori presenti. Prego, dottoressa. Sì, Armetta. Favorevole. Costantino. Se gli scrutatori collaborano, assente. Cusimano. Favorevole. Galioto. Favorevole.
Gottuso? Assente. Fiore? Favorevole. Megna? Favorevole. Puma? Favorevole. Sandoval? Favorevole. Scafide? Favorevole. E 9 presenti, no, 8 presenti, 8 favorevoli. Il consiglio approva l'unanimità dei presenti. Ok, vediamo se ci sono altre. Va bene. Mozioni. E allora, consiglieri Galiotto, Scafidi, Sandovaldi, mi sembra di Scafidi presente. Presidente, posso chiedere una cosa a proposito di mozioni? Sì, prego, consigliere Cusimano. Presidente, c'è all'ordine del giorno una mozione per il rifacimento del manto stradale in via Castelforte. Aspetti, la tiriamo fuori. Via Castelforte. Già in passato questa mozione, proprio sul rifacimento del manto stradale in via Castelforte, è stata presentata da questo consiglio ed è stata votata favorevolmente. Va bene, allora verificherò la presenza di questa mozione in modo tale che lei lascia margine affinché possa relazionare il consiglio in merito a questa sua osservazione. Ok, grazie consigliere Cusimano. Procediamo invece nel trattare le mozioni acquisite all'ordine del giorno. Allora, mozione a firma del consigliere Cusimano. Se c'è qualcuno che ha delle esigenze, possiamo votare il prelievo. Qualche consigliere ha qualche esigenza, se no scorro secondo l'ordine del giorno, secondo la cronologia. Niente, allora, prelievo della mozione numero 2, presenti Galiotto, Scafidi, Sandoval, della sostituzione Scafidi con Megna. Sostituiamo Scafidi con Megna, consigliere Megna, e quindi lo stato attuale dei consiglieri scrutatori sono Galiotto, Megna, Sandovaldi. E si vota il prelievo della mozione numero 2 a firma del Cusimano, eliminazione di barriere architettoniche e realizzazione di rampe in prossimità degli attraversamenti pedonali di via Catullo in croce via Tacito. Dottoressa, prelievo per appello nominale, considerato che molti sono andati via. Allora, Armetta? Presente. Presente, presente. Costantino? Cioè favorevole alle... Favorevole a prelievo. Favorevole, favorevole. Costantino? Assente. Cusimano? Favorevole. Galiotto? Favorevole. Gottuso? Assente. Fiore? Favorevole. Megna? Favorevole. Puma? Assente. Sandoval? Favorevole. Scafidi? Favorevole. 7 presenti, 7 favorevoli. Perfetto, consigliere Cusimano ha facoltà di intervenire. Ma non la dovrei leggere? Sì, scusi dottoressa, vabbè, niente, una volta. Solo che è un minuto che io non la trovo. Allora, è la numero 2. Via Catullo incrocio via Tacito, è vero? Presidente, mi sente? Sì, confermo. Allora,
Premesso che la Costituzione della Repubblica Italiana all'articolo 16 garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino, la concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità sancita dal principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione costituisce lo strumento e la precondizione indispensabile per ciascun individuo per poter esercitare tutta una serie di diritti nonché per integrarsi nell'ambiente sociale. Ritenuto che l'articolo 3 comma 2 della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possano ostacolare l'attuarsi in concreto del principio di uguaglianza, e proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l'aspetto della mobilità e il correlato obbligo per la pubblica amministrazione di eliminare le barriere architettoniche, considerato che la circoscrizione è il primo gradino della politica dove i cittadini hanno il primo contatto per ascoltare le richieste e le esigenze per il bene della collettività. Investe ed interessa il presidente della settima circoscrizione affinché si impegni ad inviare agli organi preposti la presente per eliminare le barriere architettoniche, realizzazione rampe in prossimità degli attraversamenti pedonali via Catullo, incrocio via Tacito. Consigliere Cusimano, ha facoltà di intervenire. Sì, presidente, la ringrazio. Per avermi dato la parola. Si tratta di un intervento di abbattimento di barriere architettoniche. Mi auguro che venga preso in considerazione dall'amministrazione un piano proprio per in maniera massiva intervenire su tutta la città. Ho finito. Ok, grazie consigliere Cusimano. Di massivo rispetto a quello che effettivamente lei ha presentato all'ordine del giorno c'è di massivo, e quindi l'avere individuato questi ambiti territoriali dove c'è la necessità di realizzazione di rampe per venire incontro a persone con disabilità diventa condizione essenziale affinché l'amministrazione venga coinvolto, come diceva lei, in un piano generale di rivisitazione e di realizzazione di queste rampe necessarie e indispensabili per lenire i disagi di coloro i quali hanno delle sofferenze e dei disagi. Quindi se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale, sottopongo in votazione la mozione. Prego dottoressa per appello nominale. Sì. Armetta. Assente. Costantino. Assente. Cusimano. Favorevole. Galioto. Favorevole. Gottuso. Assente. Fiore. Favorevole. Megna. Favorevole. Puma. Assente. Sandovalle. Favorevole. Scaffide. Favorevole. Sei presenti, sei favorevole. Il consiglio approva all'unanimità dei presenti. Ok. Procediamo. E allora, trattazione della mozione numero 3. Sempre a firma del Cusimano. Oggi è la prosecuzione regionale. Prosecuzione, giusto? Ok. E allora, mozione numero 3, sempre a firma del Cusimano. Ne possiamo dare lettura votando il relativo prelievo preventivo. Dottoressa, procediamo per appello nominale. Prelievo? Sì, prelievo. Va bene. Allora, Armetta. Assente. Costantino. Assente. Cusimano. Favorevole. Galioto. Favorevole. Ottuso. Assente. Fiore.
Favorevole. Megna. Favorevole. Una. Assente. Sandoval. Favorevole. Scafide. Assente. 5 presenti, presidente. Gagliotto Megna Sandovalli, rimangono gli scrutatori. Prego, dottoressa, può leggere la mozione numero 3. Eliminazione a barriere architettoniche, realizzazione del rampo in prossimità degli attraversamenti pedonali via Sferracavallo 248, 224, 202 e 116. Premesso che la Costituzione della Repubblica Italiana all'articolo 16 garantisce il diritto... è saltato tutto, un attimo. Io ce l'ho sott'occhio eventualmente. No, no, ce l'ho, solo è saltato con il mouse mentre cercavo di andare avanti, è saltato tutto. Allora, costituisce, garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino, la concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità sancita dal principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, costituisce lo strumento e la precondizione indispensabile per ciascun individuo per poter esercitare tutta una serie di diritti, nonché per integrarsi nell'ambiente sociale. Ritenuto che l'articolo 3,2 della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l'attuarsi in concreto del principio di uguaglianza. E proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l'aspetto della mobilità e il correlato obbligo per la pubblica amministrazione di eliminare le barriere architettoniche. Considerato che la circoscrizione è il primo gradino della politica dove i cittadini hanno il primo contatto per ascoltare le richieste e le esigenze per il bene della collettività, e investe ed interessa il presidente della settima circoscrizione affinché si impegni ad avviare agli organi preposti la presente per eliminare le barriere architettoniche, realizzazione del rampo in prossimità degli attraversamenti pedonali via Sferracavallo 248, 224, 202 e 116. Ok. Un attimo solo. Ok, consigliere Cusimano, ha facoltà di intervento. Sì, presidente. Un'altra richiesta di abbattimento di barriere architettoniche. Non posso fare altro che ripetere quello che già ho detto in precedenza. Mi auguro che si faccia un intervento di abbattimento di barriere architettoniche per l'intera città di Palermo e che venga presa in considerazione la possibilità di fare un piano generale di abbattimento barriere architettoniche in modo tale da intervenire in maniera massiva. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cusimano. Se non ci sono altri interventi al riguardo, dichiaro chiusa la discussione generale e sottopongo in votazione la mozione per appello nominale, sostituendo però Galioto con Cusimano, perché Galioto non è più presente. Quindi allo stato attuale, scrutatori Cusimano, Megna, Sandovalli. Prego, dottoressa, 11 e 22, può procedere all'appello, votazione per appello nominale. Sì. Allora, Armetta. Favorevole. Costantino. Assento. Cusimano. Favorevole. Galioto. Assento. Ottuso. Assento. Fiore. Favorevole. Megna. Megna. Favorevole. Una. Assente. Sandoval. Favorevole. Scafide.
Assente. 2, 3, 4, 5 presenti, 2 favorevoli. Okay, il consiglio approva all'unanimità dei presenti. Ok. Presidente. Ok, dottoressa, è in linea? Sì. Cusimano Megna Sandovaldi, possiamo ancora procedere. Mozione numero 4. Sì. Eliminazione barriere architettoniche, realizzazione rampe in prossimità degli attraversamenti pedonali via Sferracavallo, incrocio via del Cedro. Premesso che la Costituzione della Repubblica Italiana, all'articolo 16, garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino, la concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità sancita dal principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione costituisce lo strumento e la precondizione indispensabile per ciascun individuo per poter esercitare tutta una serie di diritti, nonché per integrarsi nell'ambiente sociale. Ritenuto che l'articolo 3, comma 2 della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l'attuarsi in concreto del principio di uguaglianza. È proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l'aspetto della mobilità e il correlato obbligo per la pubblica amministrazione di eliminare le barriere architettoniche, considerato che la circoscrizione è il primo gradino della politica, dove i cittadini hanno il primo contatto per ascoltare le richieste e le esigenze per il bene della collettività. Investe ed interessa il Presidente della settima circoscrizione affinché si impegni ad inviare agli organi preposti la presente per eliminare le barriere architettoniche, realizzazione e rampe in prossimità degli attraversamenti pedonali via Sferracavallo, incrocio via del Cedro. Firmata il consigliere Cusimano il 20 ottobre 2020. Cusimano, altra mozione, sempre verso la stessa direzione, prego, ho facoltà di intervenire. Sì, Presidente, chiedo ai consiglieri di votare questa mia richiesta, già anche in precedenza abbastanza discussa. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cusimano. Dottoressa? Presenti gli scrutatori Cusimano Megna Sandovaldi, votazione per appello nominale. Sì, allora, Armetta. Armetta. Assente. Assente. Costantino. Assente. Cusimano. Favorevole. Galioto. Assente. Gottuso. Assente. Fiore. Favorevole. Megna. Favorevole. Puma. Assente, assente. Vero? Assente, sì. Sandoval. Sandovaldi è collegato però non risponde. Sandovaldi, niente, dottoressa, dobbiamo procedere non rispondendo alla chiamata per appello nominale per verifica del numero legale. Prego. Vabbè, assente Sandovaldi, assente Scaffide. Allora, sono le ore 11:27. Sì. 11:27. Armetta. Assente. E Costantino. Assente. E Cusimano. È presente. Presente. Galioto. Assente. Assente. Gottuso. Assente. Fiore. Presente.
Megna. Presente. Puma. Assente. Sandoval. Non risponde. Quindi assente. Assente. Scaffini. Assente. Assente. Quindi siete presenti solo in tre. Constatata la mancata presenza del numero legale, la seduta è chiusa. Alle ore 11:29. Confermo. Buona giornata e buona prosecuzione a tutti. Buongiorno. Presidente, tolgo la... Sì, disattivo la registrazione. Un minuto solo, Presidente.